E buonasera a tutti voi che siete qui questa sera insieme a noi a vedere insomma il nuovo calendario di Perpigna, il calendario di Emozioni di Perpigna 2016. Vorrei un attimo fare un excursus su quelle che sono state le motivazioni che ci hanno portato a realizzare un calendario. Siamo partiti nel 2014 con l'intenzione di raccontare le emozioni di Irpinia, le nostre emozioni di Irpinia. L'idea è venuta da una socia di Irpinia di poter raccontare attraverso gli scatti fotografici le emozioni legate alla nostra terra, e l'intenzione è quella di dare la possibilità a tutti di raccontare le proprie emozioni di Irpinia. E infatti Emozioni di Irpinia è aperta a tutti. Tutti nei 3 anni hanno potuto partecipare, tutti hanno potuto lanciare un proprio scatto e quindi una propria emozione, una propria idea di Irpinia, hanno potuto condividere con tante persone. La pagina di Irpinia è seguita da oltre 20.000 persone, quindi oltre in Irpinia è vista anche in Campania, in Italia e anche fuori, America, Svizzera e Germania e tanti altri luoghi. Il bello è proprio questo, il bello è poter dare la possibilità a tutti di raccontare quello che secondo ognuno di noi è la ricchezza della nostra terra, raccontare quello che secondo ognuno di noi è l'emozione della nostra terra. Tutti hanno potuto farlo e tutti l'hanno fatto, perché effettivamente sono stati migliaia gli scatti andati in concorso 3 anni fa, 2 anni fa e quest'anno. Quindi la prima intenzione è quella proprio di riscoprire il territorio, cioè uscire con la macchina fotografica oppure con il cellulare, perché non c'era una, diciamo, un obbligo per la partecipazione. Potevano partecipare tutti. Tutti potevano partecipare con qualsiasi dispositivo avessero a disposizione, quindi assolutamente democratico. Naturalmente poi nel corso di un concorso ci sono delle fasi eliminatorie, ci sono anche dei giudici che vanno appunto a dare una valutazione alle fotografie. Quindi il primo obiettivo è questo, cioè iniziamo a vedere intorno a noi le cose belle, iniziamo a ricercarle, iniziamo a non dire che tutto fa schifo, iniziamo a trovare le cose veramente che hanno valenza di bellezza, di storia, di cultura, di emozione e di emozionalità. E infatti le tantissime foto che hanno partecipato nel corso dei 3 anni ci danno proprio dimostrazione di questo, che di emozioni e di bellezze ce ne sono tantissime in Irpinia, e tantissimi sono i modi di raccontarle fotograficamente. Quest'anno i partecipanti sono stati oltre 800, quindi sono arrivate anche oltre 800 fotografie. Quindi apertura a tutti. Quello che noi andiamo a pubblicare sono le foto di tutti, a parte vabbè, quelle selezioni preventive che avvengono nei momenti in cui si partecipa magari con foto che non hanno nulla a che fare con il concorso stesso, però tutti hanno avuto l'occasione di partecipare a questo concorso, di raccontare l'Irpinia che ognuno di noi vede. Benissimo, dopo questo c'è stata una valutazione fotografica, una valutazione grafica della foto stessa, una valutazione emozionale. Noi abbiamo anche, siccome il concorso era aperto su Facebook, abbiamo anche trovato un escamotage per una valutazione concreta delle fotografie al di là di quello che ognuno potesse, diciamo, fare come impegno per ricavare più like, perché la prima valutazione è stata quella dei like, cioè di quante fotografie, di quanti like, ovvero mi piace, ogni fotografia andava a prendere. Quella lì l'abbiamo diciamo valutata e messa a parte. Dopodiché quel valore è stato messo in valutazione con una commissione interna dell'associazione che ha valutato ogni fotografia, una commissione da parte di Stefano Vacca, fotografo, che ha dato una valutazione del
oltre alla valutazione emozionale, una valutazione proprio di merito della valenza della fotografia, e un malus applicato a chi quelle fotografie le ha forzate. Forzate vuol dire che ha fatto in modo che la fotografia stessa ricevesse più like, più mi piace rispetto a quelli che normalmente, naturalmente avrebbe ricevuto, quindi richiedendoli, facendo condivisioni. Abbiamo la possibilità di avere il dato reale di quante persone, di quanti like sono stati indotti, e su quello noi abbiamo fatto quindi una valutazione che andasse con un malus a completare il voto. Quindi tutte le foto hanno possibilità di partecipare. Ci sono poi appunto le valutazioni, valutazione del like, valutazione da parte della commissione interna, valutazione da parte del fotografo e malus per chi ha forzato le proprie fotografie. Questo risultato ha dato la possibilità di ridurre il tutto a 20 fotografie finaliste. Quindi le 20 fotografie finaliste vanno a essere messe in competizione ulteriormente, perché noi il concorso si apre il 15 di settembre e si chiude il 15 di ottobre, la prima fase, e poi c'è un'unica giornata in cui tutti possono votare le proprie fotografie, sempre attraverso il like della pagina Facebook, e le prime 12 vanno a comporre il calendario di Infermini. Questo qua dà l'opportunità, oltre ad avere un responso reale della bellezza della nostra terra, dà anche l'opportunità a tutti di partecipare, ma dà anche la possibilità di creare un calendario di forte valenza, sia emozionale sia fotografica, perché è naturale che ogni votazione va a far media con la votazione di un fotografo professionista, con la votazione di un malus rispetto a quanto ogni fotografia sia stata forzata, e quindi il risultato appunto è un risultato di bellezza assoluta, perché da una parte abbiamo la bellezza emozionale, quindi la bellezza dell'emozionalità che ogni foto va a dare, dall'altra abbiamo la bellezza grafica e quindi una valutazione fatta di merito da professionisti, e dall'altra abbiamo la non rilevanza eccessiva da parte di chi forza le fotografie, e quindi abbiamo alla fine una valutazione neutra, molto democratica, perché poi le foto che vincono sono davvero le foto più belle. Questa iniziativa perché nasce? Nasce sempre nel solco di quello che Infoerpina fa. Infoerpina fa difesa e valorizzazione del territorio, perché lo ama e perché ci crede in questo territorio. Difesa dagli scempi del petrolio, degli elettrodotti, delle paleoliche, degli accumulatori, dagli scempi del cemento, abnorme cementificazione della nostra terra. Quindi sono tanti i problemi che vive questo territorio, che potrebbe invece vivere di turismo tranquillamente, perché sono pochi i luoghi che hanno così tante tradizioni e bellezze paesaggistiche messe insieme, e dall'altro a valorizzare, ovvero rendere i cittadini stessi, gli irpini stessi, che devono sapere realmente dove sono. Ecco perché nasce il calendario, perché il calendario sta un anno intero appeso nei nostri appartamenti, nelle nostre case, nei nostri negozi, e ci dà la possibilità di renderci conto noi dove abitiamo, perché ce lo siamo scordati. Ora, questo anno, insieme alla bellezza della nostra terra, ci dà questa possibilità, e ne abbiamo avuto dimostrazione, tra l'altro, proprio da persone che abitano in questa provincia, perché tante persone, questa è la frase chiave secondo me, ci hanno detto: non ci eravamo accorti di quanto fosse bella l'Irpinia. Irpini stessi, però, cioè persone che abitano qua. E allora cosa accade? Inizia la curiosità: dov'è questo posto? Dov'è quest'altro? Come ci si arriva? Come si vede? Non solo da persone che stanno qua, ma anche da persone che stanno fuori, quindi vogliono venire qua a visitare questi luoghi. Ecco quindi la valenza anche turistico-economica. Perché poi il turismo è economia, ed è la vera economia che questo territorio può avere.
perché appunto a paesaggi, appunto a borghi, appunto a storia, cultura e a accoglienza. È una terra che ha grandissima accoglienza e con Estate in Irpinia, che ha portato 1000 persone a visitare tutti questi nostri borghi, ce ne siamo resi pienamente conto. Tutti hanno detto: questa gente che abita qui è veramente di un'accoglienza straordinaria, ci ha sempre riservato un sorriso, un'emozione. Ricorda Monteverde, che qualche visitatore aveva chiesto come si faceva qualcosa con la zucca, mi pare. La signora Irpina di Monteverde ha detto: adesso ve li do, prego, prendeteli, perché lei stava facendo queste cose con la zucca, gliel'ha dato direttamente. Ma noi, questo è un esempio, ma noi siamo veramente così, siamo aperti al turista. Il problema è che nel corso degli anni ci hanno fatto credere l'esatto contrario, perché così i politici della zona hanno potuto approfittare di un potere che non devono avere, cioè del potere di dire: qua o si fa come diciamo noi, oppure questo territorio è destinato a finire. Bene, noi con l'Infoemile diciamo che questo territorio non è destinato a finire, ha un futuro, ha una prospettiva, e che chi dice questo è lui che deve andare via da questo territorio. Quindi questo è l'obiettivo finale del calendario, non una semplice messa insieme di fotografie, ma una riscoperta del nostro territorio, una riscoperta delle bellezze che abbiamo a pochi passi, un credere alla prospettiva, all'economia della nostra bellezza, delle nostre tradizioni, dei nostri prodotti agroalimentari, un credere in noi stessi. E attraverso il calendario vogliamo proprio fare questo. E quindi adesso io darei la parola innanzitutto a Stefano Vacca, che ha diciamo, dato l'impostazione grafica al calendario, ovvero ha impostato il calendario graficamente e quindi ha dato il risalto giusto che ogni fotografia deve andare ad avere, ha dato la possibilità di avere per ogni borgo, per ogni fotografia, per ogni castello il posto che realmente compete all'interno di questo calendario e all'interno dell'economia del territorio. E quindi darei la parola a lui, anche perché ormai sono 3 anni che collaboriamo, credo che sia anche un'amicizia. Lui ha avuto modo di vedere anche la nostra pignoleria, ha avuto modo di vedere anche quanto ci teniamo al territorio, quanto noi non vogliamo nulla come introiti. Noi vogliamo che il territorio realmente possa rinascere, noi vogliamo che in Irpinia si possa restare, noi vogliamo che dall'Irpinia non si possa scappare. Questo solamente vogliamo questo, perché noi amiamo questo territorio, amiamo le nostre radici e non vogliamo che nessuno venga a dirci che questo territorio non valga nulla e debba poi prostrarsi alle trivellazioni, alle paleoliche, alle prodotti e tutte le schifezze dietro. Non è vero, ci sono economie nel mondo che hanno costruito la propria esistenza attraverso la bellezza paesaggistica. Qua c'è diversità ambientale, ci sono le oasi WWF, ci sono le montagne, i parchi regionali, ci sta la possibilità. Dobbiamo crederci noi, perché se aspettiamo la politica ha tutta la voglia di farci credere che non ci sia niente per potersi arrogare il diritto di scegliere l'indirizzo che deve avere questa terra. L'indirizzo che deve avere questa terra è chiaro: basta viverla, basta girarci, basta conoscerla. E quindi Stefano, dici quali sono le cose che abbiamo fatto insieme per valorizzare questa terra. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Allora, diciamo che io vorrei un attimo riallacciare al discorso che faceva prima Francesco sul fatto che la signora che stava preparando, credo, la pasta con la zucca, giusto? Ti riferivi a quello? Ok, diciamo che oggi c'è da dire una cosa, che alcuni valori si sono persi e grazie a queste situazioni, grazie anche a questo calendario, può essere il modo per poter iniziare ad avere un legame con la propria terra,
ci sono persone, ecco, come dicevi tu, che non conoscono nemmeno le zone. Io mi trovavo a parlare con una persona in tipografia mentre stavamo controllando l'impaginazione, la stampa, perché poi, ecco, come diceva Francesco, io ho conosciuto anche un lato di lui dove io mi reputo abbastanza pignolo nel mio lavoro, e facevo presente che l'album bisognava, a prescindere dalla fotografia, bisognava stamparlo, come si dice, dalle mie parti, io sono di Napoli, come Dio comanda, altrimenti non avrebbero la stampa non dava il giusto risalto ai colori e all'insieme del paesaggio, perché giustamente è un calendario dove il concetto primario è la fotografia, a prescindere dal datario, che è il classico, i giorni della settimana, santi e via di sé. E il discorso è questo: noi abbiamo fatto una valutazione, sempre chiaramente insieme a loro dell'organizzazione, sulla stampa. Diciamo che io ho cercato di fare in modo che ogni fotografia potesse parlare nella bellezza del paesaggio e del contesto. A me ci sono state delle fotografie personalmente che sono piaciute molto come proprio espressione, come fotografia, te l'ho detto, quella che a me piace in maniera proprio al primo posto per un mio pensiero è quella del ponte della sì, questa qua, dell'Avellino Locchetta, ma io, come ti dicevo, a me piaceva il concetto di questa fotografia dove dà questa immensità e questo discorso dell'infinito di questa fotografia. È chiaro, come diceva lui prima, ci sono state qualche fotografia dove lui, tu l'hai definite, erano come hai detto, che erano errate, erano forzate. Ecco, vorrei chiarire per qualcuno che forse non sa cosa possa significare forzare. Forzare significa, e molte volte oggi oramai purtroppo la fotografia è invasa dal concetto dei computer. Io ho fatto una selezione, una scelta molto forte sulla fotografia di per sé, nel senso scattarla nella pulizia più totale, cioè guardando l'esposizione, il diaframma, la cura della luce. La fotografia significa luce, non significa prendere la fotografia e poi, mi collego al tuo termine, manipolarla con i programmi che oggi conoscono un po' tutti, il primo in assoluto Photoshop, ci andiamo a mettere più azzurro, andiamo a caricare le mura, il prato, il fieno e via di sé. Per me quella è una fotografia dove uno la fa perché poi sa di utilizzare questi programmi e caricarli, crede di fare la fotografia bella ed esce il fotografo della giornata. Questa è la sincera verità. Ecco, io sono stato un po' molto forte, duro, e non me ne vogliate per qualcuno che forse sono stato, perché sicuramente nel giudizio abbiamo, come dire, elogiato qualcuno, ecco, tipo la foto quella del ponte di Rocchetto, oppure l'altra che, perdonami, non so, questa che è uno spettacolo, sì. Calitri, bellissima, io non so i posti, te l'ho sempre detto, noi ci conosciamo da 3 anni, io sono di Napoli, quindi vivo oramai ad Avellino, ho lo studio fotografico ad Avellino da 22 anni, ho iniziato quando avevo 20 anni, quindi non conosco l'Alto Irpinio. Molte volte mi capita che vengono coppie, sposi dei paesi, e io rimango sinceramente affascinato dal posto. E poi c'è da dire una cosa, l'Irpinia è invasa. Voi, ecco, qua dovremmo aprire una parentesi, dai buoni e dai cattivi, perché c'è sempre poi, ecco, il doppio lato della medaglia, perché è invasa dai napoletani, poi troviamo, come si suol dire, sempre non hanno pulito, hanno lasciato le carte a terra, le solite cose che succedono, diciamo, a Pasquetta, per dire una data per tutti. E la bellezza dell'Irpinia è quella che noi stiamo vivendo sulle fotografie che tutti quanti hanno inviato a questo concorso. Io ho voluto mettere in evidenza una ventina di fotografie che, secondo il mio punto di vista, erano veramente forti, impregnanti. È chiaro che poi la scelta, come ha specificato e ha già spiegato Francesco, era il fatto
di mettere i famosi link, il famoso mi piace, senza però, giustamente, come abbiamo sempre sostenuto, il fatto di non forzare, perché è chiaro, se noi abbiamo 100 persone tra amici, parenti, conoscenti a condividere la foto o a fargli mettere mi piace, è chiaro che oggi Facebook è diventato un'arma a doppio taglio a 360 gradi su tutto. E io sono stato a fare un, perdonami che esco un attimo fuori dal discorso calendario, sono stato nel mese di agosto a fare una produzione per Sky, Sky Discovery, a Santa Rita da Cascia. Non conoscevo il posto ed è anche una zona bellissima, formidabile. Nel fare l'intervista a una delle suore, delle madri che erano le responsabili di dove Santa Rita era andata a chiudersi, perché Santa Rita non era di Cascia proprio, mi spiegava che si parlava proprio di questi network di oggi, questi social e via di seguito, e faceva proprio il concetto di Facebook, che diceva che è un'arma dove ci si arriva persino ad uccidersi. Quindi ecco che il concetto del click, del mi piace su Facebook, ecco, questo è un discorso che noi ne abbiamo parlato, perché ecco, diciamo che è brutto vedersi poi scavalcare una foto, la più bella, da un altro, oppure insignificante, solamente perché una persona poteva avere più amici e via di seguito. Questo era quello che ci siamo sempre detto. Per il resto la mia parte, la mia responsabilità è stata più nell'impaginare il calendario, nel scegliere e nel valorizzare la singola fotografia in base al mese. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un impaginato ancora carino, che ancora oggi ha il suo valore, perché c'erano delle fotografie della cena, giusto? Erano della cena, c'era quel paesaggio di quell'arco con quella neve che era spettacolare. Bellissime. Quest'anno abbiamo fatto questa ulteriore scelta di ogni fotografia, cercandola di appropriare ad un giusto mese. Per il resto, cosa dire? Io ho premiato la pulizia della foto, cercando di non andare a guardare il premere con il computer. Questa è la sincera verità. Mi fermo qua. Grazie a tutti. Io ringrazio Stefano, perché al di là della sua partecipazione oggi, che mi fa particolarmente piacere, è sempre stato disponibile ad un confronto, anche ad appiccicarci, però lui ci ha tenuto veramente. Io ho visto che, spiegando le nostre ragioni, lui è entrato nel progetto e veramente ha tenuto a quello che noi stavamo realizzando. Infatti non a caso ci è venuto incontro qualche volta. Non è da dire, ma è anzi da dire, che questo calendario vale molto per come è impaginato, per come è fatto, per la stampa, per i colori, per le fotografie, per i santi che sono presenti ogni mese. Quindi, perdonami, quest'anno, se avete il calendario dell'anno scorso e prendete questo di quest'anno, una cosa che io ci ho tenuto ancora di più a mettere in evidenza è la qualità della stampa. Tant'è vero che ci siamo rivolti ad un'azienda che ho conosciuto prima dell'estate per un mio lavoro personale, per la mia azienda, e ci tenevo che quest'anno fosse stampato da loro l'album, perché curavano nei dettagli la qualità dell'immagine, quindi con una stampante con dei colori bellissimi, e quindi ho cercato di far sì che chiaramente ogni fotografia potesse essere veramente fatta come Dio comanda. Io quella qual è? Cairano, c'è questa fotografia di Cairano con quell'arcobaleno, che chiaramente già per scattarla ci vuole veramente l'arte nel saper scattare questa foto. È stupenda,
Io proprio in quell'occasione, quando stavo dicendo prima in tipografia, perché mi chiedevano dove erano i posti dell'Irpinia, ci eravamo soffermati su quella fotografia perché io volevo che uscisse l'arcobaleno. Questa era la cosa. Grazie Stefano, allora. Grazie, perché è vero, abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato in sinergia, come dicevo ci sei venuto incontro perché hai tenuto conto di anche degli obiettivi del calendario, degli obiettivi dell'associazione, degli obiettivi che abbiamo per questo territorio, e quindi è questo, che, è questo di cui noi ti ringraziamo. Ed è stato bello lavorare insieme. Adesso andiamo ad analizzare fotografia per fotografia come è composto il calendario 2016 e ne faremo un'analisi emozionale insieme al nostro amico Dario Paro, il direttore del Teatro Gesualdo, che quindi ci darà appunto un'analisi sua per come vuole, per le emozioni, dov'è che ci portano, perché poi è bello lasciarsi trasportare dalle emozioni di tutte le fotografie. Prego Dario. È stato anche un passaggio spontaneo, naturale, che è stata questa sottolineatura della foto di Caetano. Non ci poteva essere contatto emozionale più forte per darmi la parola, perché poi vi spiego perché. Caetano sta diventando in Irpinia un paese proprio simbolo della condizione di questa guerra. Questo calendario racconta attraverso 12 scatti, 12 paesi dell'Irpinia. Però io penso che dobbiamo iniziare a parlare di un paese unico, che è l'Irpinia. Quindi noi stasera celebriamo il paese Irpinia, perché è un paese straordinario. Francesco, con tutti gli amici di Info Irpinia, ma di tanti altri giovani che si avvicinano sempre di più a questa terra, lo stanno affermando in maniera gioiosa, decisa e convinta, dicono le parole giuste, le parole centrate, le parole autentiche per raccontare questa terra. Questa terra si racconta solo attraverso le parole dell'amore, senza avere paura di pronunciarle, con potenza e con forza. I paesi, in questi scatti che io mi sono fatto inviare per te prima, molti di questi scatti, questi paesi sono visti da lontano e sono magnifici, bellissimi, c'è una grande attrattività di questi luoghi. Tutti quanti, non so, chi conosce bene l'Irpinia e chi non la conoscesse è chiaramente invitato ad andarci, e andarci a piedi è meglio, cioè è lontano l'Irpinia, è lontano, sono lontani questi paesi. Questa lontananza, ho capito da quando mi sono avvicinato sempre di più in Irpinia, è una lontananza solo psicologica. Noi pensiamo che Irpinia sia lontana perché non ci andiamo, perché restiamo impigriti a stare davanti al televisore, davanti alle abitudini di una quotidianità che a volte ci rende solo infelici. Allora l'Irpinia, perché l'Irpinia, Francesco? Perché all'Irpinia ci sta l'aria buona e si mangia bene, e vi sembra poco una cosa del genere, un invito del genere, in una condizione in cui noi siamo dentro rumori assordanti, dove non riusciamo più a percepire la bellezza dell'aria pulita, vi sembra poco che una terra ci possa ancora dare tutti questi doni? Noi dobbiamo diventare, caro Francesco, cari amici, dobbiamo diventare un gruppo di resistenza, difensori di questa terra e soprattutto difensori della buona vita, perché noi vogliamo una vita che sia buona e che sia felice. E attraverso le emozioni. Ah, ecco qua, prima. Il bosco di Montella. E il bosco di Montella, quello? Sì, Mertecchi. Montella, sì. Allora, lasciamo sul bosco di Montella. Ecco, a proposito, parlavo di queste fotografie che si vedono in distanza, sul paese in lontananza. Qua invece no, siamo entrati nel cuore del paese.
Montella. Ecco, l'invito che attraverso gli amici di Ufempigna, attraverso una serie di altri compagni di viaggio stiamo cercando di raccontare a tutti, è un invito ad andare nella carne dei paesi, andare a visitare come si va a visitare un'innamorata, come si va a visitare un amico caro, e cercare di farsi dire le parole belle che lui ci ha detto in quella giornata, in quel momento, e scambiarle e condividerle, perché noi dobbiamo costruire, lavorare per una vita che sappia mettere insieme, questa è una citazione che faccio di Franco Arrigno, che vi deve sapere, la muta lussuria di una rosa e la necessità di un discorso di civiltà. Pirpinia è piena di grandi opportunità. Guardate questo bosco, guardate l'invito che chiaramente vi fa dire entrate dentro, non abbiate paura, perché il bosco a volte ci crea una condizione un po' così di paure così immotivate, non sappiamo, ataviche, ma attraversate il bosco, prendete il tempo della lentezza e andate a scoprire un universo straordinario. Andiamo avanti. Io li commenterò così come vanno, non voglio vedere, voglio che entriamo nel flusso di questo viaggio. Ecco, noi stiamo facendo adesso un viaggio in Irpina attraverso questo calendario che hanno chiamato Emozioni di Irpina. Allora entriamo in queste emozioni. Stasera ci sta uno spazio bellissimo, grazie anche per questo invito, ma soprattutto perché ho scoperto, grazie a questo invito, questo locale, mi piace assai. Perché questo qua è uno spazio, certamente, che c'è stato un momento di creatività che l'ha realizzato, l'ha fatto da un luogo, questa mi sembra una piazza che è diventata una piazza abitata, dove ci possiamo parlare e stare insieme. Complimenti ai ragazzi e chi ha fatto questa impresa. Dove stanno? Voglio fare questi complimenti, voglio guardare chi è che ci sta, chi è il proprietario. I proprietari siamo... Domenico? Sì. Complimenti, Domenico. È felice. Bravi, complimenti. Questa è Rocca San Felice. Rocca San Felice, questa è Solofra. Però aspetta, non andate in fretta, perché mi voglio. Vabbè, Solofra, allora andiamo su Solofra. Andiamo così a questo è il ponte evocato da Pio, questo è. Troppo in fretta. Allora fermiamoci a carino. Vabbè, questa è Calcio a Chiesa. Ah, Calibri, non so che mese è stato affidato Calibri, perché il calendario non ce l'ho da più. Genere. Ah, quindi iniziamo proprio con Calibri. Calibri, leggete voi le persone che volete, non voglio commentarle. Ci sono delle foto di Calibri di giorno, dove si vede un mosaico di colori incredibile. Calibri è bella così, è bella quando ci si entra dentro, quando si va nelle grotte ad assaggiare i caciocavalli di Podolici, dove insieme si fa andare a casa con le sovrestate, con i salumi che si conservano nelle grotte, e si condivide insieme questo piacere. I luoghi sono fatti per incontrarsi. Nei paesi dell'Irpinia c'è tanto spazio, c'è tanta possibilità di guardarsi negli occhi, e lo stesso succede in altri luoghi. Questa è la forza dell'Irpinia. Allora, che ci sta? Ah, e questa è la valle del Dragone. È vero? È la valle del Dragone questa qua? La piana del Dragone. Qua c'è molta acqua, l'Irpinia è una terra piena d'acqua e ce la stanno rubando, ma non entriamo adesso nelle polemiche giustissime che si possono fare, ma è la bellezza di questa piana, soprattutto del tesoro che conserva, proprio sopra in acqua. Andiamo a vedere. Fermatevi qua, io mi fermo qua e continuo qua fino a quando non mi sparate. Perché qua è la bellezza che si fa danza, la bellezza che dice ma è mai possibile che in un paese possa accoccolarsi su quel meteorite, su quel profilo di un cetaceo.
Caetano dicono che assomigli a una balena, il profilo di una balena. Ci sono altre immagini su Caetano, ma su tutti gli altri paesi, anche in Filippina. Ma per Caetano, scusate, l'immagine sembra un po' più. Perché io, non essendo di Caetano, e Francesco lo sa, Roberta lo sa, gli altri amici lo sanno, io ho deciso di andarci ad abitare. Ci vado ad abitare quanto posso, perché io lavoro qua da Berlino, e vado a Caetano e mi, scusate questa cosa personale, la voglio dire perché queste sono le scelte che vengono a tutti quanti noi, perché io li voglio bene e quindi mi sono scelto lo posto che è bello, perché li voglio bene io e tutti quanti noi ci dobbiamo volere bene, se no perché quello che facciamo non serve a niente, perché se impariamo a volerci bene, impariamo a voler bene gli altri e soprattutto la nostra terra. E lo affermiamo con vigore e forza come fa Francesco quando lancia la barbetta in aria e diventa di grande attrazione. Caetano, la Popalella, ci sono tantissime foto di Caetano, perché Caetano sta diventando sempre di più un paese simbolo come tanti altri del Filippino, per carità, non vuole avere un primato. Perché è un paese che sta a confine della Basilicata, della Puglia, della Campania, ed è un paese che tutti dicono che è un paese che sta morendo, che c'è il paese che tutti quanto stanno abbandonando. A Caetano ci sono rimasti 300 persone, 300 persone, ce ne stavano negli anni 50, 1500. Ma questa condizione noi affermiamo essere una grande opportunità. Non è detto che i paesi che si stanno spopolando sono paesi che non hanno futuro, lo hanno il futuro. E noi ci crediamo in questo futuro, perché è la bellezza che ha futuro, è la bruttezza, le cose brutte che sono destinate e devono morire. Perché Caetano è bella e potente? Perché 2 anni fa, un piccolo episodio, ve ne potrei raccontare tantissimi, a Caetano ci sta una persona che ha quasi da vicino ai 90 anni, si chiama Zicarnuccio, che lo conoscono tutti, suona l'organetto, e quando a Zicarnuccio uno chiede, Zicarnuccio ci sta l'organetto, l'unica cosa che dice adesso, perché è da una poca anziana, non ce la fa, perché non dico a fumare le sigarette, sa perché si fuma le sigarette? Lo posso dire, perché ho lasciato con i figli e con gli amici, fisicamente non ti fumare che non sai bene, ogni tanto lo ricovero in ospedale per aiutarlo a respirare perché ha problemi di polmone, lo sa che dice lui sul papello? Ma a me mi serve per scatarrare. Quando uno ci analizza, sono tutte le scuse per poterlo continuare. Però Zicarnuccio, quando viene invitato, dice sempre sì. E si può, l'unica cosa che chiede, ci viene di picchiare l'organetto, che non ce la faccio più a salire, perché Caetano è un paese in salita. E Zicarnuccio è sempre disponibile a suonare l'organetto. Guardate, dietro quelle immagini, che stavo dietro la bellissima, ci sta Zicarnuccio. Ci sono tante altre persone, ci sono le persone con cui ci possiamo incontrare, questa è la bellezza di questo calendario, che ci fa vedere questi luoghi, sono magnifici, però ci dobbiamo andare e ci dà da far piede per la fatica, perché ho 100 metri di salita a 20% di inclinazione, però una volta arrivati alla rupe di Caetano si vede quello che non si vede in altri posti. Allora, Zicarnuccio, 2 anni fa, quando noi cercavamo con l'attività che facciamo, se sono lungo poi mi fermo, mi dite voi, 2 anni fa cercavamo un titolo per Caetano 7-20, perché Caetano faceva una manifestazione che si chiama Caetano 7-20. Gli amici lo sanno, ci siamo incontrati quest'anno, è stato un incontro felicitante, e cercavamo questo titolo, sai, sono i pensatori, gli intellettuali che cercano sempre le parole che hanno un grande impatto emotivo, emozionale, e Zicarnuccio dice, ma non perdete niente, a Caetano ci sta l'aria, non ci serve niente più.
questa è filosofia sempre allo stato puro, e se uno ci riflette diventa il nostro titolo, a Cairano c'è l'aria buona, non ci serve più niente. Per quale motivo? Perché in quella condizione di isolamento, infatti una condizione di isolamento, una persona abitante così generosa e accogliente come Zica Miuccio ha detto: guardate che sicuramente qua c'è una situazione di fatica, di problemi reali, però qua abbiamo un tesoro che non trovo in altre parti, che è l'aria. Non mi soffermo più su Cairano, andiamo avanti. Nicola Montella, questo è Mercoledano. Mi fa piacere che sia stato scelto un paese qua vicino, e mi sembra che un paese che si faccia largo attraverso il verde, ecco, questa è un'altra idea del verde dell'Irpino, questa è una cosa scontata. Ma andate a vedere un'altra cosa bella, quanti verdi ci sono, e guardate le stagioni e i verdi cangianti che troviamo in Irpino. Ma quando è che lo potete scoprire? Se ci andate, se non ci andate, ve lo posso raccontare io, Francesco, qualcosa che ci fa, ma andateci, che va bene la salute che hanno scritto. Andiamo avanti. Ah, e questa è Montella, questo punto è grande luogo di spiritualità, cioè è praticamente la salita che mi sembra un percorso di guarigione una volta giunti. E questo qua invece è il Bagnoli Pino, questo non lo conosco come luogo, però mi sembra bello questa idea di questo cielo stellato, è un'immagine molto successiva, molto bella, molto intima di questo luogo. Andiamo avanti, ecco qua, ora Rocca San Felice. Rocca San Felice ci sta vicino a Mefite, non so se conoscete, chi è che conosce la Mefite? Mefite, lui è ogni paese si può aprire un racconto incredibile e infinito. Però cosa dice un altro paese molto molto bello? C'è un piglio secolare al centro del paese che è un luogo di aggregazione molto importante. Andiamo avanti. E questa è Solosa. Voi immaginavate che questo luogo potesse essere così interessante? Da quel punto di vista, sempre dal punto di vista con cui guardiamo le cose, da questo punto di vista mi è piaciuto la mia Solosa. Non è che non siamo quello di Solosa, è qua perché auguri, no, per carità, per la chiesa di San Michele mi piace molto, anche altri luoghi, questo luogo Solosa, perché io abito a Montoro, quindi le cose vicine noi frequentiamo poco, però è Solosa molto bella e dall'altro veramente dimostra tutta la sua bellezza, la foto magnifica, veramente è molto. Ah, e qua ci abbiamo fermato, qua ci dobbiamo fermare perché io condivido non solo battaglie che stanno facendo per la difesa della Rocchetta, ma questo è il ponte al Lapio, di questa ferrovia sospesa, un'altra pugnalata, un'altra ferita a questo territorio, e che noi insieme con il Vitrione e tanti altri amici stiamo cercando di difendere. È un'opera del tutto di architettura avanzatissima quando fu fatto all'epoca, e rappresenta simbolicamente quello che noi dobbiamo fare, tutti quanti noi dovremmo diventare costruttori di ponti, pontieri, mettere cioè in relazione. Se facciamo questo, come sta succedendo in questa serata, questo spazio pieno di persone, questo è magnifico, questo è bello, significa che stiamo lavorando bene, e perché siamo lavorando, perché stiamo mettendo il cuore, stiamo mettendo il meglio di noi stessi. E quanti altri incontri si fanno dove ci stanno pochissime persone, ma queste persone sono annoiate e stanno là per altri motivi, non stanno là perché vogliono condividere qualcosa insieme e insieme costruire un futuro che c'è in questa terra. Questa terra è straordinaria e la dobbiamo raccontare di prima. Ha bisogno di narrazioni, ha bisogno di racconti, ha bisogno di parole che ce la facciano immaginare e sognare. Allora, questo è Bisaccia e la Torre, è del Castello Ducale, e guardate che questo è un tramonto, penso che sia un tramonto, perché il mio primo punto sarebbe fra i tramonti e le altre.
rafforziamo un punto, facciamo finta che siano una notte andata insieme, si sono congiunti, si sono incontrati, si sono amati e si sono anche baciati. Bellissima questa foto, e c'è un altro paese molto interessante da visitare. Andiamo avanti. Questo è Gesualdo, ecco, è per Gesualdo, è stato l'unico amico di Gesualdo che ha portato anche l'università, non facciamo concorrenza, però facciamo soprattutto, amplifichiamo le iniziative. A Gesualdo ci sta una realtà di pace, in qualche modo noi siamo coinvolti, questo è un altro fatto molto bella, ma soprattutto a Gesualdo c'è una figura che non mi so più lo più di tanto, la figura di Carlo Gesualdo che veramente sa dal trattore forte di questa terra. Possiamo andare avanti, questa è la presentazione, questa è sempre. Permettetemi adesso, siccome generalmente no, la cosa sola che non ci può fregare, una cosa che noi non possiamo fare a meno, cioè la morte per esempio succede a tutti quanti, non è potuto fare nulla, ma la cosa a cui nessuno ci potrà mai togliere è quello che c'è stato fra di noi, quello che abbiamo vissuto insieme, i sogni e le ragioni del nostro stare al mondo, quello non ce lo toglierà mai più nessuno. Quindi la qualità di quello che c'è stato fra di noi è quello che dà senso al nostro stare al mondo. Allora, se noi siamo avvicinati attraverso queste foto a questa terra, a questi paesi straordinari, io vi leggo brevemente, avevo visto poche battute, che ho trovato un libro di Franco Armini che ha scritto molto su questa terra, ci ha dato un contributo straordinario. Vi racconto un mese in un paese indefinito dell'Irpinia, cosa succedeva all'interno del cuore caldo di questo paese, la semplicità di una quotidianità attraverso un paese. E il mese che ho scelto chiaramente è novembre. Ottavio Miscia è andato al municipio per litigare col sindaco. Gaetano Pagliotta ha speso più di 300 euro di medicine. La cugina di Rocco Salvante è stata vista in macchina con un forestiero. Nerina Rollo ha preso la broncopolmonite. Peppino Sperduto si è comprato la nuova panda e ne parla bene con tutti. Lorenzo Cella ha avuto una multa per eccesso di velocità. Maria Rollo ha avuto un figlio che è nato con il labbro leporino. Gersonino Pepe si è operato la prostata. Peppino Palascio è stato intervistato da una televisione locale. Gilberto Giacobbi ha finalmente avuto il contributo per aggiustare la sua casa. Roberta Marzullo ha comprato il calendario di Irpinia perché se no è rovato. Complimenti a tutti, grazie. Grazie Dario, grazie, ti ho fatto emozionare e divertire, grazie. E abbiamo visto tutte le fotografie del calendario di Irpinia 2016, emozione di Irpinia, per chi volesse acquistarlo c'è lì la postazione, noi lo vendiamo solamente a 5 euro ogni copia perché pensiamo che oltre alla qualità ci debba essere una convenienza, ci debba essere una accessibilità a tutti, perché ci teniamo a questo, perché oggi sono momenti, sono periodi di forte crisi, sono periodi di difficoltà economica e vogliamo che tutti abbiano l'occasione, la possibilità di acquistare un bene a cui tengono. Ecco, noi teniamo particolarmente al nostro calendario, teniamo particolarmente alla nostra Irpinia. Tanti sono i problemi che ci attanagliano, tanta però la voglia anche di contrastare questi problemi. Ne abbiamo parlato, ci sono, ma dobbiamo contrastarli, dobbiamo annientarli anzi. Un ringraziamento a tutti gli sponsor che ci danno una mano,
Johnny Walker, Pentag, Informatica Toscana, Arcencir, Castagna di Malerba, Zia Carmela, Un Posto Carino, Sorbino Uovo, Delizio Cantine, Farmacia di Anacur, La Fenice Bar, Media Distribuzione e Servizi SRLS. Grazie a loro ci danno l'opportunità di poter realizzare questo nostro progetto, perché è un progetto difficile, un progetto anche impegnativo, però noi ci teniamo particolarmente a portarlo a termine. Grazie all'associazione Astrea di Gesualdo che ci ha portato il loro di calendario e con cui abbiamo grande gioia nel collaborare, perché gli obiettivi sono gli stessi: valorizzazione del territorio, amore per il territorio e difesa insieme del territorio irpino. Niente trivellazioni, vanno a trivellare nei loro giardini, le pale eoliche se le mettono in tasca e tutto il resto, perché noi qui vogliamo vivere, vogliamo emozionarci, vogliamo incontrarci in quella piazza con quelle emozioni che Dario ci ha descritto, vogliamo parlare di noi, delle nostre sensazioni, vogliamo guardare i nostri paesaggi, vogliamo stare insieme. Non vogliamo nessuno che ci obblighi a disertare questo territorio, nessuno che ci obblighi ad abbandonare questo territorio. Vogliamo stare insieme, vogliamo essere ancora comunità, vogliamo poter nascere di nuovo, non dover scappare da questo territorio quando appunto i dati ci dicono che i giovani vanno via, vanno sulle forme, non tornano più. Però ci sono anche esempi positivi, noi li abbiamo invitati, tipo il sindaco di Giussano di San Domenico. Ci sono esempi positivi, poi basta poco a cambiare tutto. Asci Buonaccorsi in Sicilia, in provincia di Catania, 3.200 abitanti, sta implementando la propria demografia. Perché? Perché fa raccolta differenziata, sceglie con i cittadini qual è il futuro del territorio, non fa abusi ambientali. In Molise, Castel Giudice, 300 abitanti, e caramba, vabbè, è la stessa cosa, è la cosa uguale. Allora puntiamo sulla nostra cultura, sul nostro paesaggio, sulla nostra accoglienza, sulle nostre capacità, sulla nostra enogastronomia. Ce l'abbiamo ed è forte, ed a livello nazionale e internazionale, perché c'è gente che da fuori viene qui col calendario, con queste fotografie. Ci hanno contattato e ci hanno chiesto dove sono questi luoghi. Noi saremo ben contenti di accompagnarli, però crediamoci noi per primi che il nostro territorio abbia un futuro. Crediamoci noi e costruiamolo insieme. Naturalmente tutte le persone che hanno contribuito attraverso una fotografia, due fotografie, i propri scatti, sono degni di lode, quindi noi adesso andiamo a premiare chi è che ha partecipato, chi è che è presente. Luigi Peruzziello, ci sta? Ok, un applauso a Luigi Peruzziello. Per la fotografia della Piana del Dragone, ecco qua, prego. Grazie. Un applauso a Luigi. Grazie calendari, allora vi ritirate direttamente lì da Michelangelo e Roberta. Allora, Pino Vitale. Un applauso a Pino. Bisaccia, il Castello Ducale di Bisaccia. Sì, daglielo il calendario a Pino, perché qua siamo finiti. Allora, Pasquale Moscillo è presente? Ok, un applauso a Pasquale. Allora, Pasquale Moscillo è la foto di Rocca San Felice, benissimo, quello con i fuochi d'artificio. Luigi Peruzziello, Angelo Cesta, mi pare che oggi non potesse essere presente. Toni Manzo lo ritira, Luigi Peruzziello, giusto? Perfetto, allora un applauso anche a Toni, a Rubi. Mauro Cirigliano, eccolo. Mauro per la foto di
Santissimo Salvatore, complimenti Mauro, Antonio Belardo, ci sta? Luigi De Angelis, no? Luigi Ambrosone per le due fotografie dicembre, Gesualdo, appunto il Monte Raimagra, Ludovico Palmieri, sta a Bolzano, ha mandato qualcuno? No? Va bene, ok. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti, grazie a tutti che hanno permesso attraverso le loro fotografie di realizzare questo calendario straordinario. E signori, l'ultima considerazione. In questo territorio noi vogliamo starci, vogliamo viverci, vogliamo creare un futuro. Allora dobbiamo unirci, dobbiamo combattere insieme, dobbiamo fare insieme il nostro futuro. Non possiamo aspettare che nessuno ce lo venga a porre, perché non è un futuro vero. Ci diranno di una discarica, di un elettrodotto, di un accumulatore, di qualsiasi scempio per un futuro sostenibile. Non è vero. O ci uniamo noi, e siamo tanti, molto più di loro, perché loro si riuniscono nelle loro stanze a 3 persone, 4 persone, qua ce ne sono molte di più. Allora riuniamoci noi, crediamo noi nel nostro territorio e difendiamolo e amiamolo fino a che la nostra vita ce ne darà possibilità. Difendiamolo e valorizziamolo, perché qua possiamo starci, perché questo è un territorio che merita dignità, la dignità che nessuno ci ha dato prima di oggi. E le persone che noi diamo in calendario, alcune persone ci hanno detto disperate, che non hanno più possibilità di vivere in questo territorio. La loro disperazione, la nostra forza, perché sono disperate, perché non hanno mai avuto una riconoscenza da questa amministrazione, dalle amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni regionali. Qua essere onesti non conviene, da domani in poi deve convenire, deve convenire, e noi non ci abbasseremo e non ci reggeremo fin quando l'onestà non sarà conveniente. Vogliamo unirci, vogliamo stare insieme e vogliamo che questo territorio e che questa gente meravigliosa che abita questo territorio, semplice, onesta, sia riconosciuta la propria